Sindaco Giovanni Palomba, dopo oltre 15 giorni di stallo, finalmente si arriva alla definizione della nuova giunta. Sono state scelte le competenze? Sì, sono state anche individuati dal sottoscritto i primi 5 assessori. Penso domani ci sarà il sesto per fare la giunta già lunedì alle ore 14:30. Sono tutti assessori di nomina del sindaco, come la legge dice. E sono state già date le deleghe, persone che praticamente sono dei professionisti, persone che praticamente c'è un architetto per quanto riguarda il SUAP, c'è chi ci deve seguire, quelli che sono i servizi sociali, e poi ci sono persone della politica che sanno bene l'amministrazione comunale, in che modo svolge le sue attività. Le problematiche sono fondamentali, perché noi purtroppo c'è una mancanza di dipendenti, non solo a Torre del Greco, ma in tutte quelle che sono le realtà delle amministrazioni pubbliche. Io quando sono stato eletto 2 anni e mezzo fa c'erano 500, ancora 520 dipendenti, oggi sono 280. Riconfermato solo Enrico Pensati, che assume anche la nomina di vice sindaco. Chi sono gli altri assessori? Io devo ringraziare del lavoro che hanno svolto gli assessori che sono stati presenti nella giunta fino a poco tempo fa. I nuovi assessori sono assessori che io ho cercato di trovare, come ho detto prima, persone che hanno vissuto la vita amministrativa della nostra città, quindi conoscono bene, e altri assessori che praticamente sono dei tecnici. Sindaco, a chi andrà la delega alla nettezza urbana? Mi sono anche aperto un po' a delle forze politiche. Teniamo conto che la nuova maggioranza l'avremo in Consiglio Comunale. In questo momento io so solamente la giunta, ma qual è realmente la maggioranza in Consiglio Comunale? Posso dire che il sindaco voterà a favore. Quali saranno i numeri e chi sono i numeri lo andiamo a vedere in Consiglio Comunale. Ma mi sono aperto alle forze politiche, ho cercato praticamente chi mi è venuto a informarsi come stava andando la questione della crisi. Ci sono stati anche un gruppo quali 5 Stelle, e che io ho parlato pubblicamente in questa stanza, la stanza del sindaco, e ho anche chiesto ai consiglieri non di votarmi, perché io non ho chiesto il voto a nessuno, anzi di votarmi ancora di più contro, ma se loro potevano individuare al sindaco un nome. Io mi sono aperto a chi però voleva parlare con il sindaco, non perché si voleva chiudere e fare un muro con il sindaco. I consiglieri Mele e Buono faranno parte della nuova maggioranza? Sento dire Mele e Buono, sento dire altri consiglieri. Allora, in Consiglio Comunale vediamo cosa avviene negli indirizzi che noi abbiamo da votare. Il PUC, che è fondamentale, perché dal 65 il piano regolatore, teniamo la bretella autostradale. Teniamo, ecco, questa che è la sfida dell'ANU, cercare di dare un passo in avanti per quanto riguarda la questione dei rifiuti a Torre del Greco. E diciamo, ci sono delle sfide, ma più che altro ci sono delle sfide. Vediamo in Consiglio Comunale se ci sono e chi sono i consiglieri che vogliono portare avanti questa ultima parte dell'amministrazione attuale, dell'amministrazione targata Palomba, ma voglio dire, non è Palomba, è la città in Brati, e questo lo vediamo in Consiglio Comunale. Sono state settimane di dialoghi e di incontri, cosa si sente di dire oggi alla federazione? Conosco i consiglieri comunali, quindi sigla, anche perché io sono di un gruppo, cioè io vengo eletto da realtà civiche, quindi uno vale uno. Per me non esistono federazioni, confederazioni, ma non so a cosa servono, onestamente. Io dico una sola cosa, che ho dato a me stesso in questo momento, e qui mi sento veramente sereno, ma dal primo minuto da quando mi sono insediato io sono sereno, tranquillo, perché so che io non ho vincoli né di parentele, né politica e né di gestione. I cittadini chiedono delle risposte, ora quali saranno, lei lo diceva già prima, le nuove sfide, i nuovi obiettivi da raggiungere della nuova giunta Palomba? Seguiremo praticamente un po' quelli che sono stati gli indirizzi anche a metà novembre. Non dimenticate che noi
teniamo la rivalorizzazione dei mulini Marzoli. Ricordo che qualche sindaco prima di me voleva dare questo bene della città a qualche sceicco, lo voleva vendere. Noi lo stiamo rivalorizzando, teniamo, per quanto riguarda la Federico II, la possibilità di una struttura dei mulini per la riproduzione del corallo, col basket di riproduzione del corallo, finanziate, attenzione. Ho mandato l'istanza alla città metropolitana affinché l'istituto nautico possa praticamente essere all'interno di un'altra struttura dei mulini Marzoli. Con i PIC se teniamo il laboratorio teatrale, con un laboratorio di teatro con un parcheggio. Poi ci state voi alla Stecca, ci sono altri uffici della Capitaneria di Porto. Teniamo ultimamente sono ripartiti i lavori della bretella dell'autostrada e poi c'è la sfida per quanto riguarda la NU. E io sono qui, sempre pronto, attivo, presente, voglio dire, sbaglierò tantissimo, lo dico sempre, le colpe sono tutte quante mie, però voglio dire, da parte mia, io mi porto sempre il mio insegnamento avuto dal mio genitore, cioè con molta umiltà, pacato, tranquillo, sereno, sempre disponibile. E Giovanni è questo, non so dirvi altro.